È sotto queste gallerie che si è consumata la maggior attività di spaccio e consumo di droga nella città di Arezzo. L'ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli dello scorso maggio di chiudere le gallerie con delle cancellate, soprattutto nelle ore notturne, adesso diventa operativa. Oggi hanno cominciato a montarli, quindi oggi finalmente prende corpo quell'ordinanza richiesta dal sindaco, ma che alla fine poi, dopo l'ordinanza, ha ottenuto la maggioranza anche della condivisione condominiale. Quindi è un provvedimento a sto punto voluto anche dalla maggioranza dei proprietari di questo immobile per levare di mezzo questo cattivo uso, questo uso a volte anche pericoloso delle gallerie. È certo che è brutto chiudere un pezzo di città per risolvere un problema, però al momento non si può fare altro. Sono state usate male, sono pericolose e direi che non aggiungono granché se aperte alla circolazione pedonale della nostra zona di Saione, quindi è bene che se ne stiano chiuse. Quindi le notte verranno chiuse e i condomini potranno accedere in che modo? Ovviamente con il loro videocitofono, una chiamata, saranno dotati di chiavi, di apriporte. Diciamo che la gestione dell'apertura e chiusura delle porte è tutta in capo al condominio. A noi premeva che fossero messe queste chiusure. Chiuse dalle 9 in poi?